Sì, ce l'abbiamo fatta, tanti sacrifici, anche fisici, però ce l'abbiamo fatta. Volevo dedicare questo ritiro alla città, una città che merita, una città che è legatissima alla nostra squadra del cuore, all'Avellino, quindi credo che abbia fatto un bel regalo alla mia città. Enzo De Vito in conferenza stampa ha detto: sento che qualcosa è diversa nell'aria per lo spirito che i tifosi hanno dimostrato, che la comunità di Mercogliano ha dimostrato svegliandosi alle 6 di mattina, la domenica prima del ritiro, lavorando duramente. Questo senza retorica è un po' la testardaggine degli irpini, insomma, perché questo campo fino a 2 giorni fa non era quello che vediamo ora. Sì, la testardaggine degli irpini che a Mercogliano hanno elevato al quadrato, quindi immaginati tu un po' come accoglieranno questa squadra. L'invito è comunque di farci sentire vivi. Non noto molto entusiasmo sui vessilli, sui balconi. Cerchiamo di far sì che quando arrivino i calciatori a Mercogliano possano sentirsi ancora più fieri di indossare questa prestigiosa maglia. Quindi mercoglianese, non solo mettete una bandiera, una sciarpa, qualcosa che l'avino sui balconi e sulle finestre. Assolutamente, è un momento storico per Mercogliano, non è mai stata in ritiro la squadra del cuore a Mercogliano, anche se poi Mercogliano è stata la tappa del calcio Avellino in Serie A, partivano da Mercogliano le sfilate bianco-verdi per le salvezze in Serie A, quindi credo che partiamo dal 18 luglio per camminarci in questa strada in salita per poi raggiungere la vetta, e mi auguro che la vetta sia la promozione in un'altra categoria. Sindaco, lei è sempre molto moderato e molto aperto a tutti, però insomma è stato anche bersagliato dalle critiche che un po' continuano a Mercogliano e non solo, si sta facendo molti nemici per questo ritiro. Le critiche aiutano a crescere, quindi io le prendo sotto questo aspetto, la critica, non la prendo come un'accusa o altro, mi criticano e poi alle critiche le critiche vanno risposte con i fatti. Io penso di averlo dimostrato, pertanto ho sempre detto che io non ho paura delle critiche, anzi mi fanno crescere.